Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Possiamo definirlo come un secondo video riguardo la meccanica quantistica relativistica. Allora, infatti nello scorso abbiamo ricavato questa che è l'equazione di Klein-Gordon ed è un'equazione, si può definire come l'equazione di Schrödinger relativistica, quindi che mi descrive l'evoluzione temporale degli stati, ma è anche relativisticamente invariante, quindi a noi va benissimo. E la cosa che avevamo anticipato l'altra volta è che questa equazione ammette soluzioni ad energia negativa che non si possono buttare ma sono le antiparticelle. Oggi andremo a vedere una cosa ancora più affascinante forse, o diciamo quasi allo stesso livello, ovvero quello che andiamo a fare è cercare delle soluzioni di questa equazione, perché appunto questa equazione qua lega anche la massa. Quindi allora una cosa interessante da andare a cercare sono tutte le soluzioni che per esempio non dipendono dal tempo. Quindi io voglio una soluzione che sia statica, quindi che appunto la sua variazione temporale sia nulla. E però cosa scopro? Scopro che non trovo soluzioni. E quindi dico, boh, come facciamo? Adesso andremo a fare i ragionamenti che fece Yukawa quando ha formulato la sua incredibile teoria, ovvero... Invece che prendere appunto solamente questa equazione qua, diciamo, e appunto dire vabbè, non ho trovato nessuna soluzione, io vado a imporre questa cosa, ovvero innanzitutto se la derivata temporale è 0, il primo termine non ce l'abbiamo più e quindi questo qua resterà un laplaciano della mia phi più m quadro phi uguale a 0. Ma adesso... Visto che con uguale a 0 io non trovo nessuna soluzione, quello che disse, che pensò Yukawa, era appunto se con lo 0 non trovo soluzioni, io faccio un analogo dell'elettromagnetismo e quindi ci vado a mettere una sorgente. Cosa vuol dire che ci metto una sorgente? Vuol dire che invece che metterci 0 io ci metto, diciamo, un certo coefficiente, che è una costante, per una delta, diciamo delta di R per dire. E cosa significa questa cosa? Perché adesso è ancora forse un po' confusionaria. Ma se noi andiamo a vedere, ho fatto un video in cui ne parlo meglio, andiamo a vedere l'equazione più generale, per esempio dell'elettrostatica, avevamo che il laplaciano del potenziale elettrico phi è uguale a meno rho diviso epsilon 0. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il potenziale generato da questa distribuzione di carica rho soddisfa questa equazione, appunto, che è l'equazione di Poisson. Ma se noi vogliamo andare a vedere come è descritto, qual è la forma del potenziale di una carica elettrica puntiforme, quello che devo fare è definire rho come esattamente una carica Q per una delta. E appunto anche lì si parla di un qualche mese fa, quindi non mi ricordo bene, ma probabilmente l'abbiamo fatto, ovvero... Io come densità vado a prendere la densità di carica di una carica puntiforme. E perché si prende la delta? La delta è quella funzione, che io ho fatto un altro video, quella funzione che è nulla ovunque, tranne nel punto in cui si annulla il termine qui dentro, quindi in questo caso R vettore uguale a 0. Quindi questa cosa qua, la delta fa infinito nel punto in cui si annulla il termine qui, quindi vuol dire che questa distribuzione qua è tutta nulla in tutto lo spazio, tridimensionale tra l'altro perché R è un vettore tridimensionale, ma esattamente nell'origine vale infinito. E ha senso, ha molto senso questa cosa, perché significa che la densità di carica nel punto dell'origine è infinita, proprio perché io sto andando a cercare di vedere quanto vale la densità di un punto materiale. Ma un punto non avendo dimensione ci sta che la sua densità sia infinita, perché io sto cercando di... sto dividendo per un volume nullo praticamente, ok? Quindi cosa vuol dire? Per trovare un'analogia e capire questa cosa, significa che io qua sto facendo esattamente Q su epsilon 0, che è una costante, per una delta, e questa qui è l'equazione che valeva per l'elettromagnetismo, ed è per questo che ci mettiamo una delta, perché noi vogliamo adesso andare a vedere come è descritto, tra virgolette, il potenziale, che però non è più elettrico ma è un potenziale generico, di una certa carica, che però non è più una carica elettrica ma è una... carica intesa come particella, che appunto praticamente puntiforme. E per terminare l'analogia, cosa possiamo scoprire? Possiamo scoprire che
se questa formula qua è la formula che generalizza qualsiasi potenziale, ed è quello che poi alla fine è il risultato di questo video, quello che scoprì Yukawa, è che queste due per essere uguali io devo avere una massa qua a zero, così qua non ho più nessun termine, ho solo la Laplaciano, e la eta invece è la carica fratto epsilon praticamente. E le due equazioni diventano uguali. Quindi questo si può dire che è l'equazione più generale che descrive i potenziali di interazione generati da delle particelle massive, ma anche non massive. Va bene, però adesso fine con gli spoiler, andiamo a trovare la soluzione di questa equazione. Allora, non facciamo tutti i calcoli, però vi faccio vedere i passaggi logici. Una cosa che si fa spessissimo in fisica per risolvere le equazioni differenziali è tramite la trasformata di Fourier. Anche lì ho fatto tantissimi video sulla trasformata di Fourier. Questo perché? Perché in questo caso noi abbiamo un'equazione differenziale, diciamo che dipende dalle variabili R, quindi dalle coordinate spaziali. La cosa super utile della trasformata di Fourier è che se io applico questa trasformazione, equazioni differenziali da differenziale diventano equazioni algebriche, quindi è molto più facile. Questo perché praticamente le derivate vengono mandate ad esempio, la derivata, il gradiente viene mandato nell'impulso, per dire. E questa è esattamente la stessa relazione che si utilizza in meccanica quantistica. Ormai ho fatto talmente tanti video su questo canale che non mi ricordo più quando li abbiamo fatti, però quando si fa questa associazione impulso, derivata, diciamo, gradiente, non si fa a caso, diciamo, c'è tutta una logica dietro. E questo per dire cosa? Che se io applico la trasformata di Fourier a tutta l'equazione differenziale, questo Laplaciano diventa un K quadro. Applicato la trasformata, che stavolta invece che essere in funzione di R sarà in funzione di K, alla quale sommiamo m quadro, phi quadro, uguale a n. E tra l'altro qua sarà n per 1, perché la trasformata di Fourier della delta di Dirac è 1. Quindi è anche molto più facile così. Adesso lo sappiamo risolvere perché sappiamo che la trasformata di Fourier del potenziale che vogliamo andare a trovare sarà, diciamo, raccogliendo, sarà esattamente eta diviso k quadro più m quadro. Eccoci qua. Adesso l'unico passaggio da fare è: noi abbiamo la trasformata di Fourier della soluzione, facciamo l'antitrasformata e torniamo indietro. Quindi qua applichiamo una antitrasformata di Fourier e otteniamo ancora una φ di R che è soluzione ed è del tipo costante davanti. Questo qua sarà un e alla meno mr, il tutto diviso per 4 pi greco r. Eccoci qua, è una formula anche abbastanza semplice e adesso andiamo subito ad analizzarla perché abbiamo trovato una cosa estremamente interessante. Allora, innanzitutto questo è rappresentato appunto come il potenziale di interazione generato dallo scambio di una particella mediatrice dotata di massa. Questa è la supposizione, è l'ipotesi finale che fece Yukawa. E quindi la sua ipotesi finale è il fatto che appunto una particella di una certa massa m genera un certo potenziale e questa è appunto la particella che viene scambiata nell'interazione, nelle varie interazioni, quindi interazione forte, debole, elettromagnetica e anche gravitazionale. E ho fatto un video in cui andiamo a vedere appunto i risultati sperimentali che portano anche a questa conclusione, perché questa è la parte matematica, ma ovviamente uno può fare tutte le equazioni più belle del mondo, ma se poi non ci sono i risultati sperimentali sono completamente inutili. Va bene, adesso andiamo a fare subito una cosa, ovvero la cosa più facile da fare è andare a vedere cosa succede se la mia particella mediatrice ha massa nulla, perché è anche quella più facile. Cosa succede se m è uguale a 0? Magari prima cancelliamo. Quindi, primo caso, abbiamo un nostro φ di R che innanzitutto notiamo, qua ho scritto R come vettore, ma notiamo che in realtà dipende solamente dal modulo di R, no? Quindi vuol dire che è un potenziale praticamente isotropo. E quello che scopriamo è che otteniamo eta, ma e alla 0, perché abbiamo supposto massa del mediatore
di questo potenziale, di questa interazione 0, e alla 0 fa 1, e quindi abbiamo eta diviso 4 pi greco r. Ma anche dall'analogia che avevamo trovato prima, se noi identifichiamo praticamente eta come la carica elettrica, supponiamo dell'elettrone, diviso epsilon 0, quello che scopriamo è che otteniamo esattamente E diviso 4 pi greco epsilon 0 r, che è esattamente il potenziale generato da una carica elettrica puntiforme. Questo cosa significa? Significa che il potenziale elettrico, il potenziale elettromagnetico, è generato da una particella mediatrice di massa nulla, che poi si scoprirà essere il fotone. Infatti il fotone è il mediatore, la particella mediatrice dell'interazione elettromagnetica è a massa nulla, e infatti col potenziale di Yukawa otteniamo esattamente il potenziale elettromagnetico. L'altra cosa super interessante invece nel caso, diciamo, m diverso da 0, è questo, ovvero che se la massa è diversa da 0, questo termine qua è un numero positivo, supponiamo che di trovarci una distanza r diversa da 0, anche perché sennò succedono dei problemi di divergenza, succede che questo potenziale è esponenzialmente soppresso, perché qua ho un esponenziale negativo, l'esponenziale è una funzione che mi scende super rapidamente. Questo cosa significa? Che in realtà la massa mi va a dire quanto quel potenziale si può spingere in termini spaziali, no? E infatti, se io definisco questo r grande come 1 sulla massa della particella mediatrice, quello che scopro è che ottengo una cosa del genere, meno r diviso r, no? Perché appunto la massa diventerà 1 su r. Questo qua è il range di interazione. Va bene, ma quindi tutto questo nella pratica cosa vuol dire? Vuol dire che più questa particella mediatrice dell'interazione è massiva, e più questo potenziale generato è soppresso, e quindi il range di interazione diminuisce. Questo significa che le interazioni che si estendono di pochissimo nello spazio, quindi hanno un range molto basso, ad esempio le interazioni deboli, hanno una particella mediatrice molto massiva. E infatti le interazioni deboli sono mediate dal bosone W, che ha una massa di 80 GeV, che è una roba incredibile. Invece le interazioni forti, che hanno un range di interazione, allora le interazioni deboli hanno un range di interazione minore del Fermi, che è 10 alla meno 15 metri, quindi minore delle dimensioni dei nucleoni, praticamente molto minore delle dimensioni dei nucleoni. E invece le interazioni forti, non Ford, le interazioni forti hanno un range circa del Fermi, infatti sono le interazioni che avvengono tra i nucleoni hanno dimensioni del Fermi all'incirca, quindi diciamo appunto interazioni forti riguardano i loro urti, e la particella mediatrice, come abbiamo visto, è il pione, e il pione ha una massa invece di 140 MeV stavolta. MeV sono, diciamo che un GeV sono 1000 MeV, e quindi vedete che il bosone W è più di 100 volte massivo del pione. E il caso più eccezionale è quello invece di massa zero. Infatti cosa succede? Succede che qua noi stiamo andando a ridurre sempre di più la massa e il range di interazione sta aumentando, ma se noi andiamo a fare interazioni elettromagnetiche, abbiamo il fotone che ha, diciamo, si indica con gamma, il fotone ha massa nulla. Massa nulla significa praticamente range di interazione infinito. Infatti qua abbiamo questa cosa che diverge, diventa 1 su 0 che tende a infinito, e quindi abbiamo un range di interazione potenzialmente infinito. E infatti il potenziale va come 1 su r, basta che 1 su r non è definito praticamente, cioè non ha una limitatezza. Stessa cosa per interazioni gravitazionali. Infatti le interazioni gravitazionali anche loro vanno come, diciamo, una certa massa di un oggetto che genera il potenziale gravitazionale. Avevamo la costante universale
di gravitazione e diviso la distanza praticamente. E infatti cosa significa? Significa che anche lui, il gravitone, che è appunto la particella mediatrice dell'interazione gravitazionale, ha anche lui massa zero, proprio perché il range di interazione è lo stesso di quella elettromagnetica e infatti vanno come 1 su R. Secondo me questo argomento è davvero interessante, se è così anche per voi fatemelo sapere assolutamente nei commenti, o se non vi è chiaro qualcosa sono pronto a, diciamo, risolvervi i problemi. E se volete supportare il canale c'è un link in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video.